Stalin muore il 5 marzo 1953. L'annuncio ufficiale diffuso dal Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica provoca dolore, sconforto, turbamento nell'animo di milioni di uomini sparsi su tutta la Terra. Dove va posto il dolore, c'è in ogni caso emozione, perché la scomparsa di un uomo che ha segnato direttamente o indirettamente il nostro secolo non consente l'indifferenza. Dietro i reticolati dei gulag, le innumerevoli vittime della repressione staliniana aprono il cuore alla speranza in una prossima liberazione. I più scossi sono coloro che militano nelle file dei partiti comunisti. Abituati a guardare fiduciosi a Stalin come alla guida sicura, ora si sentono come orfani. Il manifesto indirizzato quello stesso giorno ai lavoratori dal Partito Comunista Italiano riflette sgomento e angoscia. Una grave e irreparabile sciagura, sono le parole iniziali, ci ha colpito tutti. La Russia intera si ferma sbigottita. Le folle sovietiche e le masse che da tutto il mondo guardano a Mosca, a quell'epoca non conoscono veramente Stalin. Lo amano, lo venerano, ne sono affascinate, ma ignorano di amare e venerare un mito. Dovranno trascorrere ancora 3 anni prima che Nikita Khrushchev, con il suo sconvolgente rapporto al 20° congresso del partito, nel febbraio del 1956, riveli il volto sconosciuto di Stalin. Da quel rapporto emerge in superficie l'immagine di un despota che ha fatto uso sistematico dell'intrigo per conquistare il potere e del terrore per consolidarlo. Servendosi di purghe sanguinose, promuovendo la sua autoglorificazione mediante il culto della personalità, Stalin ha accentrato nella sua persona la somma di tutti i poteri. Ma neppure Khrushchev poté spingersi fino a negare che sotto la guida di Stalin l'arretrata Russia si era trasformata in una grande potenza di tipo nuovo. Genio o mostruoso assassino? Khrushchev, citando Pushkin, sostenne che genio e delitto sono incompatibili e Stalin, quali che fossero i motivi, ha commesso degli orrendi crimini. Un criminale o un rivoluzionario? Un abile statista o un rude demagogo? Per Vittorio Strada, eminente slavista di fama internazionale, Stalin merita entrambe queste coppie di qualifiche. Come è potuto accadere? Questa domanda autocritica di Khrushchev al 20° congresso ha aperto la strada a una fitta serie di tentativi, compiuti dagli storici di ogni tendenza, di analizzare Stalin e il periodo staliniano per cogliere le radici di quel metodo, di quel sistema, oggi comunemente noto come stalinismo. Chi era Stalin? Come giunse al potere? Con quali mezzi affrontò i problemi economici dell'Unione Sovietica? Come influì sulla cultura russa? Quali furono i suoi rapporti con il movimento comunista internazionale? Come affrontò la guerra con la Germania nazista? A questi e ad altri interrogativi cercheremo di dare qualche risposta per cogliere le manifestazioni, forse più clamorose, ma al tempo stesso più significative dello stalinismo. In rapporto all'enorme potere che riuscì ad accumulare nelle sue mani, di Stalin si può veramente dire che fu un uomo venuto da lontano. La strada che egli percorse fino a diventare l'indiscusso numero uno si snoda nel corso di quasi un ventennio dalle prime esperienze rivoluzionarie fino alla soglia della dittatura. Trotsky, il suo rivale e acerrimo nemico, lo definì la più cospicua mediocrità del partito. Il tagliente giudizio sembra aver favorito un'immagine ancora oggi largamente prevalente di Stalin che conquista il potere utilizzando senza scrupoli l'intrigo, la dissimulazione, la vendetta e soprattutto l'apparato burocratico del partito. Diverso il convincimento cui è pervenuto lo storico americano Robert Tucker dell'Università di Princeton, autore di una biografia politico-psicologica di Stalin.
Nel primo volume della sua biografia di Stalin, lei sostiene che la conquista del potere da parte del futuro dittatore, piuttosto che dovuta a metodi brutali e rozzi, fu invece un'opera di raffinata abilità politica. Su che cosa fonda principalmente questa convinzione? I was arguing in the first volume against those who have interpreted Stalin's. Nel mio volume intendo rispondere con le mie argomentazioni a quanti interpretano l'ascesa al potere di Stalin puramente in termini di utilizzazione spregiudicata e brutale degli strumenti organizzativi della macchina del potere, che peraltro egli controllava. Ritengo sbagliato questo punto di vista per la semplice ragione che Stalin, quando Lenin morì nel 1924, non era ancora un dittatore. Non poteva disporre a suo piacimento del partito, anzi, a quell'epoca, e secondo una vecchia tradizione, all'interno del partito si discutevano le linee politiche, sia pure a livello di una ristretta oligarchia di vertice. Stalin, invece, sviluppò un proprio disegno politico e dobbiamo considerarlo estremamente abile e scaltro se verso la metà degli anni venti riuscì a contrapporlo con successo a oppositori potenti come Trotsky, Zinoviev, Kamenev. Non disse a chiare lettere quali erano i particolari del suo programma, ma in generale potremmo riassumerlo nella formula bolscevismo nazionale russo, e cioè in pratica socialismo in un solo paese. Era un programma che faceva presa in particolare sulle giovani generazioni del partito. Stalin conquistò così un notevole appoggio contro i suoi rivali. Fu questa, a mio giudizio, la principale ragione del suo successo. To many people, and I believe that that was the main reason for his success. Agli inizi della carriera di Stalin sono però le sue doti di organizzatore a prevalere su quelle politiche. Entrò giovanissimo nel movimento rivoluzionario russo e in pochi anni divenne uno dei personaggi più ricercati dalla polizia zarista. L'ammirazione per Lenin lo spinse ad aderire alla fazione bolscevica. Ma non per questo egli divenne un cieco seguace del capo riconosciuto dei bolscevichi. Stalin prese anzi posizioni politiche che non sembravano fatte per catturare la benevolenza di Lenin. Era però anche pronto alle rapide inversioni di marcia, preferendo trovarsi sempre dalla parte della maggioranza. È ancora l'organizzatore a prevalere sul politico durante la rivoluzione d'ottobre e questo spiega il ruolo di secondo piano svolto da Stalin a quell'epoca. Lo riconosce lo stesso Tucker quando scrive. In quel periodo Stalin non si mostrò una personalità di spicco sotto nessun profilo. Poco dotato come oratore, di rado prendeva la parola nei comizi. I suoi articoli, pubblicati sulla stampa bolscevica, non erano quelli di un brillante pubblicista, ma soprattutto egli era privo di quelle qualità che distinguono un leader rivoluzionario. Giuseppe Boffa, autore di una storia dell'Unione Sovietica, scritto dopo essere stato per molti anni corrispondente dell'Unità da Mosca, annota a sua volta. Nelle grandi battaglie pubbliche del 1917, Stalin non si era distinto in modo particolare. Solo una leggenda alimentata più tardi dalla sua propaganda volle che egli si fosse sempre schierato con Lenin nelle discussioni interne al partito. Lo storico sovietico Roy Medvedev, nella sua opera Lo stalinismo, sostiene che anche negli anni successivi Stalin rimase tra le figure meno preminenti del Politburo. Ma già era l'uomo che si poteva trovare tra le quinte, leader di un certo rilievo nell'apparato del partito. Passò inosservata anche la sua nomina a segretario generale del partito, quando il 3 aprile 1922 il Comitato Centrale istituì la carica e chiamò Stalin a ricoprirla. Era solo uno scialbo incarico amministrativo, scrive Adam Ulam, storico americano dell'Università di Harvard, e Medvedev aggiunge. A quell'epoca il segretariato generale non era affatto la più alta carica del partito, ma solo uno dei tanti organismi di lavoro del Comitato Centrale.
Sottolineando questo aspetto, Medvedev intende smentire quella che egli definisce la leggenda creata in seguito, secondo cui la nomina alla segreteria assumeva il significato di una designazione di Stalin alla successione di Lenin. Al contrario, proprio in quegli anni, Lenin cominciò a riferirsi all'attività di Stalin in termini sempre più negativi. Edward Carr, autore di una monumentale storia della Russia sovietica, afferma: ritornando al lavoro dopo un primo attacco della malattia che lo aveva tenuto lontano da ogni attività nel 1923 e che lo avrebbe condotto alla morte nel 1924, Lenin fu allarmato dal modo con cui Stalin aveva pazientemente sviluppato il potere e l'autorità del suo ufficio, nonché la propria posizione personale. Della sua posizione, Stalin si avvalse, tra l'altro, per tentare di isolare Lenin ammalato dai problemi del partito e dello Stato, anche se questo comportò un duro scontro con Nadia Konstantinova Krupskaya, la moglie del leader rivoluzionario. Lo attesta una lettera in data 23 dicembre 1923, inviata dalla Krupskaya a Kamenev e a Zinoviev, influenti membri del Politburo. Ieri, a motivo di una breve lettera da me scritta sotto dettatura di Lenin e con il permesso dei medici, Stalin si è comportato nei miei confronti in maniera veramente insultante. Non è da ieri che sono nel partito, ma durante tutti i miei 30 anni di militanza non ho mai sentito un compagno pronunciare una sola parola sgradevole. Gli interessi del partito e di Lenin non mi sono meno cari che a Stalin. Attualmente faccio uso di tutto il mio autocontrollo. Io so meglio di ogni medico che cosa si possa discutere con Lenin e cosa no. E in ogni caso lo conosco meglio di Stalin. Mi appello a voi, Kamenev, e a Zinoviev, quali più vicini compagni di Lenin, affinché vogliate proteggermi da questa disgustosa interferenza nella mia vita privata, da questi indescrivibili attacchi e insulti. Lenin, riferisce Medvedev, furioso per la villania di cui Stalin aveva dato prova, dettò questa lettera, il suo ultimo documento scritto. Stimato compagno Stalin, voi avete avuto la sfrontatezza di chiamare al telefono mia moglie e di insultarla. Pur avendovi ella espresso la sua intenzione a dimenticare quanto è stato detto, non di meno ha fatto conoscere la cosa a Zinoviev e Kamenev. Non intendo scordare così facilmente quanto è stato fatto contro di me. Va da sé, senza bisogno di dirlo, che considero diretto contro di me ciò che è stato fatto a mia moglie. Pertanto, vi prego di considerare attentamente. Se preferite ritirare ciò che avete detto e scusarvi, o interrompere ogni relazione fra di noi. Stalin preferì ovviamente non rompere con Lenin e presentò le sue scuse alla Krupskaya. Che non si trattasse di uno scontro di natura privata, lo fa rilevare nella sua opera Rivoluzione e potere Hélène Dancos, specialista francese di affari sovietici. Essa scrive: tutti i documenti di quell'epoca testimoniano che Lenin non reagì sotto spinte emozionali suscitate dalle sue stesse precarie condizioni di salute, ma dominato dalla consapevolezza di talune precise realtà. Fra queste, in primo luogo, l'ampiezza del potere di Stalin. Fu il solo a quell'epoca a intravederlo con chiarezza. Per gli altri dirigenti, il segretario generale restava una figura di secondo piano, un amministratore, che non aveva alcuna possibilità di aspirare alla successione di Lenin. A sua volta, Adam Ulam sottolinea quello che egli definisce il dramma straordinario di Lenin, dirigente politico. Lenin fu costretto ad assistere alla scalata alla sua successione da parte di un uomo che era finalmente arrivato a conoscere e a disprezzare, mentre lui, Lenin, infermo, era nell'impossibilità di intervenire. Con la cautela che gli era abituale, senza lasciar trapelare i motivi che dettavano la sua condotta, Stalin è al lavoro per affermare i propri diritti alla successione. Guida e gestisce l'apparato del partito e si è messo risolutamente a capo della burocrazia statale.
Inoltre, sfrutta al massimo il prestigio di Lenin, ostentando verso l'artefice della rivoluzione d'ottobre una devozione che trasformerà presto in culto. Lenin muore il 21 gennaio 1924. Cinque giorni dopo, al congresso dei Soviet riunito per commemorare il capo scomparso, Stalin pronuncia un discorso. A questo riguardo, Tucker scrive: pur essendo uno dei numerosi discorsi tenuti dai più illustri dirigenti bolscevichi in quell'occasione, quello di Stalin si distingue dagli altri per una particolare esaltazione rituale del leader defunto. Il discorso assume infatti la cadenza enfatica di un giuramento di fedeltà a Lenin, quasi a fare di Stalin il depositario dell'eredità lasciata dal capo scomparso. Eccone un brano. Lasciandoci il compagno Lenin, ci ha comandato di tenere alto e serbare puro il grande appellativo di membro del partito. Ti giuriamo, compagno Lenin, che noi osserveremo con onore il tuo comandamento. Lasciandoci il compagno Lenin, ci ha comandato di salvaguardare l'unità del nostro partito. Ti giuriamo, compagno Lenin, che osserveremo con onore questo tuo comandamento. Lasciandoci il compagno Lenin, ci ha comandato di salvaguardare e rafforzare la dittatura del proletariato. Ti giuriamo, compagno Lenin, che non risparmieremo le nostre forze per osservare con onore anche questo tuo comandamento. Il compagno Lenin ci parlava instancabilmente della necessità di una fraterna collaborazione nel quadro dell'unione delle nostre repubbliche. Lasciandoci il compagno Lenin, ci ha comandato di essere fedeli ai principi dell'internazionale comunista. Ti giuriamo, compagno Lenin, che non risparmieremo la nostra vita pur di rafforzare ed estendere l'associazione dei lavoratori di tutto il mondo. Scrive Massimo Salvadori. Negli anni seguenti, in corrispondenza all'obiettivo di conseguire innanzitutto il potere e poi di conservarlo, Stalin non esiterà di fronte a una spregiudicata strumentalizzazione della stessa dottrina leninista, citando delle opere del maestro sempre e soltanto quello che gli serviva per le esigenze tattiche del momento. A quell'epoca, tuttavia, il problema della successione è ancora aperto. Aspirano al ruolo di leader non solo Trotsky, ma anche Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. Trotsky gode di una popolarità che è di poco inferiore a quella di Lenin. Ha svolto un ruolo di primo piano nei giorni decisivi della rivoluzione d'ottobre e in seguito ha organizzato l'Armata Rossa. Il giudizio di Lenin su di lui è un misto di elogi e di riserve. Il compagno Trotsky si distingue non soltanto per le sue segnalate capacità. Personalmente egli è, credo, l'uomo più capace dell'attuale comitato centrale. Ma si distingue anche per l'eccessiva sicurezza di sé e per l'eccessiva inclinazione verso l'aspetto puramente amministrativo del lavoro. Chi sono gli altri concorrenti? Lo chiediamo a Boris Bazanov, che fu dal 1923 al 1926 uno degli assistenti di Stalin e che nel 1928 fuggì dalla Russia riparando a Parigi, dove tuttora vive. Li ha conosciuti entrambi personalmente. Come ricorda Zinoviev? E Zinoviev c'était un ambitieux. Era un ambizioso, ma senza molto talento, non amato dai compagni che lo consideravano un uomo poco coraggioso, un intrigante. Nel partito a quell'epoca si diceva: guardatevi da Zinoviev e da Stalin. Stalin vi ingannerà e Zinoviev prenderà la fuga. Ecco qual era l'opinione del partito su quest'uomo. Fu comunque lui che diresse la lotta contro Trotsky. L'ha vinta, ma è stato a sua volta vinto da Stalin. Solo allora è ritornato da Trotsky, contro il quale si era battuto per anni, chiedendogli di poter diventare il suo luogotenente. Ma era comunque troppo tardi per entrambi. E Kamenev? Kamenev était un vieux bolchevique, un homme intelligent.
Era un vecchio bolscevico, un uomo intelligente, colto, di una cultura europea, non ambizioso. Poteva essere un buon ministro tecnocratico di qualunque governo socialista. Seguiva sempre le idee di Zinoviev in politica e questo lo ha perduto. Non è mai stato il numero uno. Trotsky, Zinoviev, Kamenev. Tutti uomini di talento, ciascuno con i propri pregi e difetti. Ma il giudizio che Lenin aveva dato di Trotsky, il migliore dell'attuale comitato centrale, sembrava fare del capo dell'Armata Rossa il candidato più probabile alla successione. Per bloccare l'ascesa di Trotsky nasce l'alleanza di Zinoviev e Kamenev con Stalin, quest'ultimo in una posizione che Edward Carr definisce di socio minore. È la famosa troica, di fatto collocata alla testa del partito. Scrive Isaac Deutscher nella sua biografia di Stalin. Nessuno dei tre separatamente poteva misurarsi con Trotsky. Uniti rappresentavano una potente combinazione di intelligenze e di influenze. Kamenev era lo stratega del gruppo, ferratissimo nelle questioni dottrinarie. Zinoviev il politico, l'oratore, il demagogo. Stalin il tattico e l'organizzatore. È grazie a questa alleanza che Stalin evita per un soffio l'emarginazione politica. 4 mesi dopo la morte di Lenin, il 21 maggio 1924, durante una seduta del Comitato Centrale, viene data lettura di un brano del cosiddetto Testamento di Lenin, fino ad allora sconosciuto al partito e allo stesso Stalin. Eccone il testo. Stalin è troppo rude. E questo difetto, benché tollerabile nelle relazioni fra comunisti, diventa intollerabile nell'incarico di segretario generale. Perciò io propongo ai compagni di rimuovere Stalin dall'incarico e nominarvi un altro che differisca da Stalin soltanto per una prerogativa, e cioè che sia più paziente, più leale, più gentile e premuroso verso i compagni, meno capriccioso e così via. Questa circostanza può sembrare un'inezia insignificante, ma io penso che, al fine di impedire una scissione, e dal punto di vista di quanto ho scritto sui rapporti fra Stalin e Trotsky, ciò non sia un'inezia. O sia un'inezia che può assumere un significato decisivo. È uno dei più brutti quarti d'ora nella vita di Stalin. Non sarebbe stato un sacrilegio disobbedire alle ultime volontà di Lenin? Chi avrebbe osato tanto? Il salvataggio fu opera di Zinoviev, appoggiato da Kamenev. Il primo si rivolse all'assemblea. Compagni, abbiamo giurato di fare tutto ciò che Lenin, morendo, ci ha ordinato. Voi sapete che manterremo questo giuramento. Ma siamo felici di poter dire che su un punto i timori di Lenin si sono dimostrati senza fondamento. Mi riferisco al punto che riguarda il nostro segretario generale. Voi tutti, negli ultimi mesi, siete stati testimoni della nostra armoniosa collaborazione con lui. Propongo, compagni, di confermare Stalin nel suo incarico. Stalin era salvo. Perché questo salvataggio? Scrive Tucker. Stalin aveva accettato di far parte in posizione subordinata di un triumvirato informale del Politburo assieme a Zinoviev e Kamenev, che lo consideravano persona di limitate capacità. Essi erano mossi dal timore verso Trotsky. Se Stalin fosse stato rimosso dalla segreteria, la candidatura di Trotsky sarebbe stata la logica conseguenza del testamento di Lenin. E ormai la segreteria generale era diventata un grosso centro di potere. Da questo momento, l'intreccio delle vicende storiche che porteranno Stalin a diventare il capo indiscusso dell'Unione Sovietica si fa complesso. Troppo lungo sarebbe seguire passo passo gli avvenimenti che si svolgono sullo sfondo di una crescente burocratizzazione del partito e dello Stato, dell'accresciuto peso della polizia politica, di rilevanti difficoltà economiche, dell'isolamento internazionale cui la Russia è costretta dalle potenze capitaliste.
All'interno del partito bolscevico si svolgono battaglie di crescente asprezza, duri scontri politici, ideologici e di indirizzo economico fra gli esponenti della vecchia guardia leninista. L'aspetto più singolare rimane tuttavia la sottovalutazione di Stalin da parte dei dirigenti bolscevichi dell'epoca. A subire per primo le conseguenze di un calcolo sbagliato è Trotsky, che nel 1925 viene esonerato dagli incarichi militari. Sarà in seguito espulso dal partito, esiliato in patria e poi costretto a riparare all'estero. Contro la sua tesi della rivoluzione permanente è prevalsa la più realistica linea staliniana del socialismo in un solo paese. Poi è la volta di Kamenev e Zinoviev, che si accorgono troppo tardi di aver favorito l'ascesa di Stalin affiancandolo nella lotta antitroschista. Infine tocca a Bukharin, già alleato di Stalin contro Zinoviev e Kamenev, emarginato come deviazionista di destra. Nel 1929, scrive Robert Tucker, la frazione di Stalin assurse incontrastata alla guida dello Stato Partito Sovietico. È la fine di ogni forma di opposizione e di dibattito interni al partito, che pure erano stati una costante della tradizione bolscevica. L'affermarsi del potere personale di Stalin avrebbe avuto presto ampie conferme. Il 26 gennaio 1934 si apre a Mosca il 17° congresso del partito bolscevico. Negli anni immediatamente precedenti c'è stata la collettivizzazione forzata nelle campagne che, come scrive Isaac Deutscher, ha strappato inesorabilmente il rozzo aratro di legno dalle mani dei mugichi e li ha costretti a manovrare il volante di moderni trattori. C'è stato anche l'avvio del processo di industrializzazione del paese e c'è stata infine l'affermazione su larga scala del culto di Stalin. Stalin, che vediamo qui in un filmato del 1939, si presenta al congresso del 34 con una forza che nessuno è in grado di contrastare con qualche probabilità di successo. Questo spiega il tono trionfalistico che dà l'impronta all'assemblea. Si conia la definizione congresso dei vincitori, ma, annota Giuseppe Boffa, mai definizione sarebbe parsa più infausta alla luce della sorte che attendeva la maggior parte dei delegati. I più, infatti, sarebbero finiti di lì a pochi anni davanti al plotone d'esecuzione o rinchiusi nei campi di concentramento. Serpeggia, fra molti dirigenti, il malcontento nei confronti di Stalin, dei suoi metodi arbitrari di governo. La riprova verrà dal risultato delle votazioni per il Comitato Centrale. 270 delegati cancelleranno il nome di Stalin. A questo riguardo Boffa scrive: non si può escludere che la silenziosa protesta mirasse a influenzare la politica di Stalin per volgerla in senso più moderato e quindi combattere l'ala più aggressiva dei suoi collaboratori. Medvedev esprime un giudizio più drastico e parla di un palese tentativo di realizzare un colpo di palazzo portato avanti da un gruppo di alti dirigenti. Costoro avrebbero voluto sostituire Stalin affidando la segreteria del partito a Sergei Kirov, il prestigioso segretario del comitato di partito di Leningrado, molto popolare, brillante oratore. Kirov non se la sentì di diventare il punto di aggregazione degli oppositori. Capì che non si poteva ormai andare contro Stalin. Scrive ancora Boffa: la via di una vera battaglia di opposizione era sbarrata da troppi ostacoli. Le ferree regole staliniane invalse nel partito, il culto del capo e la sua potenza, forse anche il timore che effettivamente l'allontanamento di Stalin potesse essere il segnale di una crisi politica di proporzioni incontrollabili. Anche Stalin non era tranquillo. Al congresso egli disse: le vecchie opposizioni sono state sconfitte, per cui non c'è più nulla da dimostrare, a quanto sembra più nessuno da colpire. Ma non per questo la lotta è finita. C'è ancora chi pensa di poter attenuare la lotta di classe, di impostare un po' la dittatura del proletariato e in generale farla finita con lo Stato. Questa grande confusione, queste tendenze malsane, si sono diffuse fra una parte degli iscritti. Dietro queste formule volutamente generiche, il dittatore vedeva in realtà uomini in carne e ossa. Uomini che potenzialmente potevano insidiare il suo potere. Kirov in primo luogo. Kirov cadde il 1 dicembre 1934, ucciso a Leningrado da una revolverata alla schiena.
L'autore materiale del delitto fu un giovane membro del partito, Leonid Nikolaev, catturato prima che riuscisse a fuggire. Il delitto sollevò in Russia un'ondata di emozione. Ecco come la moglie dell'intellettuale comunista francese Paul Nizan, in quei giorni a Mosca, ricorda l'avvenimento. Nous étions invités à la première d'une pièce de théâtre au théâtre d'art de Moscou. Eravamo stati invitati alla prima di un'opera teatrale al Teatro dell'Arte di Mosca. Si trattava di un lavoro ricavato dalle avventure del signor Pickwick di Dickens. Stavamo assistendo allo spettacolo quando la nostra attenzione cominciò a essere attirata dai palchi che si svuotavano uno dopo l'altro. Erano i palchi dove si trovavano gli invitati più importanti, ministri, generali, alti funzionari. Paul, mio marito, si rivolse a una persona che conosceva per sapere cosa stesse succedendo. E l'uomo rispose: hanno ucciso Kirov. Quando siamo usciti c'era intorno un'atmosfera del tutto particolare. Di solito, dopo una prima, la gente si riuniva, andava a bere insieme qualcosa. Quella sera invece la gente si disperse per far ritorno a casa. Mi ricordo di aver detto: è strano, sembra di essere alla vigilia di una dichiarazione di guerra. E in effetti si trattava del primo segnale dei terribili avvenimenti che sarebbero accaduti in seguito. La signora Nizan allude all'ondata repressiva che poco tempo dopo dilagò in tutta l'Unione Sovietica. Mentre a Leningrado e poi a Mosca si svolgevano i funerali di Kirov, presero avvio le indagini di polizia. Mettendone in evidenza la frettolosità e i limiti, Roy Medvedev sembra non voler escludere l'ipotesi di una più o meno diretta partecipazione di Stalin all'eliminazione di Kirov. Ma la mancanza di documenti non gli consente di formulare accuse precise. Lo stesso Khrushchev, 22 anni dopo, nel suo rapporto al 20° congresso, tutto volto a demolire Stalin, si limitò a definire l'uccisione di Kirov un crimine che ancora deve essere chiarito. Medvedev giunge tuttavia a una sua conclusione. Quantomeno si può affermare con certezza che la morte di Kirov non spiacque affatto a Stalin. Al contrario, gli fornì l'atteso pretesto per scatenare il terrore contro chiunque insidiava il suo potere. Del delitto finirono per essere incolpati Zinoviev e Kamenev. I due vecchi rivoluzionari, già compagni di lotta di Lenin e da poi emarginati, furono trascinati, in due successivi processi, davanti a una corte militare assieme a un folto gruppo di loro presunti complici. È il preludio dei grandi processi di Mosca che si svolgeranno negli anni successivi. Lo schema dibattimentale non cambierà di molto. Al centro resteranno le confessioni rese dagli imputati con allucinante impegno autodistruttivo. L'organizzazione detta Centro di Mosca ha diretto per parecchi anni l'attività controrivoluzionaria di diversi gruppi clandestini di zinovievisti, ivi compresa l'attività controrivoluzionaria del gruppo Nikolaj Kotolinov di Leningrado, che il 1 dicembre 1934 ha scelleratamente assassinato il compagno Kirov. Quanto sopradetto è stato riconosciuto ugualmente dagli imputati Zinoviev e Kamenev, che hanno tuttavia negato ogni partecipazione all'assassinio del compagno Kirov, dichiarando ipocritamente nel corso dell'udienza che assumevano solo la responsabilità morale e politica dell'assassinio. L'istruttoria ha pure stabilito che gli zinovievisti conducevano la loro attività terroristica criminale in accordo con i trotskisti e con Trotsky, che risiede all'estero. Essi avevano organizzato gruppi terroristici in vista dell'assassinio dei compagni Stalin, Voroshilov, Zhanov, Kaganovich e altri. L'assassinio di Kirov è stato direttamente opera vostra? Sì. Come giudicare gli articoli e le dichiarazioni da voi scritte nel 1933 in cui esprimevate tutta la vostra devozione al partito? Una menzogna? Peggio di una menzogna. Una perfidia. Peggio. Peggio di una menzogna, peggio della perfidia. Trovate la parola allora. Tradimento forse? L'avete detto. Imputato Zinoviev, confermate tutto questo?
Sì. Tradimento, perfidia, doppiezza. Sì. Imputato Kamenev, nella vostra lotta contro la direzione del partito e del governo, siete dunque stati spinti da motivi gretti e da sete di potere personale? Siamo stati spinti dalla sete di potere del nostro gruppo. Non pensate che tutto ciò non ha niente a che vedere con l'ideologia socialista? C'è la stessa differenza che c'è tra rivoluzione e controrivoluzione. Siete dunque dalla parte della controrivoluzione? Sì. Di conseguenza, vi rendete ben conto che perseguite la lotta contro il socialismo? Ci rendiamo conto di condurre la lotta contro la direzione del partito e del governo che portano il paese al socialismo. Allora voi siete contro il socialismo? Voi traete una conclusione da storico e da accusatore. Infine, compagni giudici, per 3 giorni avete esaminato minuziosamente e con tutta l'attenzione necessaria i capi di reato e le prove che l'accusa vi ha presentato contro gli uomini qui seduti sul banco degli imputati e accusati di avere commesso i più gravi crimini contro lo Stato. Con la massima cura avete sottoposto al vaglio e alla verifica giuridica ognuna di queste prove, ogni fatto, ogni azione degli imputati. Essi, nel corso di parecchi anni, hanno accumulato crimine su crimine nella loro lotta contro lo Stato sovietico, il potere sovietico e il nostro partito. Contro l'intero popolo sovietico. Chiedo pertanto che questi cani arrabbiati siano fucilati tutti, sino all'ultimo. Durante 10 anni, e forse più, ho lottato contro il partito, contro il governo del paese dei Soviet e contro Stalin in persona. Mi sembra di aver usato in questa lotta tutto l'arsenale di mezzi politici che conoscevo. Discussione politica aperta, tentativi di infiltrazione nelle fabbriche, proclami illegali, volantini clandestini, inganni verso il partito, discesa in piazza, complotto e infine terrorismo. È così che abbiamo organizzato la controrivoluzione contro il socialismo, che abbiamo preparato, spianato la strada agli interventisti. Questo è stato il nostro cammino, il nostro baratro di abominevole tradimento e di abiezione in cui siamo precipitati. Tutti gli imputati furono condannati alla pena capitale mediante fucilazione e tutti saranno riabilitati nel periodo post-staliniano. Buonasera. La particolarità di questo programma è che alla fine di ognuna delle sue 6 puntate vi sarà un breve dibattito, un dibattito necessariamente breve per motivi di tempo, ma nel quale si cercherà di mettere a fuoco, di individuare, di mettere a fuoco quello che è il tema centrale della puntata. A questi dibattiti parteciperanno degli studiosi, degli storici. Questa sera sono qui con me Giuseppe Boffa, storico, giornalista e storico, e Massimo Salvadori, storico, professore all'Università di Torino. Qual è il tema centrale di questa sera? Ce ne sono molti di temi che si potrebbero cogliere, però penso che forse il più importante è proprio di dare provare a dare anche noi una risposta alla domanda che veniva rivolta all'inizio a Tucker, allo storico americano Tucker. Chi era Stalin? Qual è il motivo del suo successo?
E Tucker dà una spiegazione, parla di abilità, parla di spregiudicatezza e altro. Adesso sentiremo le opinioni appunto anche di altre persone, di questi nostri due amici e di questi nostri due studiosi. C'è da tenere presente che questa abilità di Stalin, questa capacità di Stalin di affermarsi e di dominare i propri avversari acquista caratteri veramente straordinari. Non soltanto lui sgomina di fatto un campo di avversari indubbiamente notevoli, perché andavano a Trotsky, a Kamenev, poi a Bukharin in seguito, tutte persone di primissimo piano che vengono assolutamente eliminate dalla scena politica, dal potere prima e poi dalla scena politica. Ma arriva fino al punto di dominare psicologicamente i suoi nemici e i suoi avversari, o quelli che egli considerava tali, perché in parte lo erano, in parte non lo erano, fino al punto da indurli a confessare cose che non avevano mai commesso, crimini che non avevano mai compiuti. Abbiamo visto, sono presi dai verbali del processo, le confessioni o pseudo-confessioni di Kamenev e di Zinoviev. Cioè, quindi c'era qua veramente un dominio totale. Ecco, come si spiega questa capacità di Stalin di avere questo successo e di esercitare questo dominio? Vorrei chiederlo innanzitutto a Boff. Ma lasciamo stare i processi dove le confessioni furono estorte con ricatti fisici e morali, quindi non mi pare che sia questa la punto più caratteristico. Se mi rivolge la domanda iniziale, cioè le ragioni del successo di Stalin, mi pare si battiva l'attenzione su molti fattori. Beh, intanto ci fu senza dubbio da parte di Stalin un uso spietato e senza scrupoli degli strumenti di potere che aveva a sua disposizione. Certo, il giudizio sul personaggio però non si può limitare a questo, è un personaggio abbastanza complesso, aveva indubbiamente delle doti politiche notevoli, del resto lo dimostrò durante la guerra nelle trattative con le altre potenze, con i capi delle altre potenze alleate, ma aveva anche delle caratteristiche che possono essere disastrose per un capo politico, di cui del resto Lenin si era accorto, come la trasmissione ricorda. Però a mio parere, naturalmente in un esame complessivo bisogna tenere conto di tutti questi fattori, ma per spiegare il successo di Stalin io ritengo ancora che il fattore più importante, e qui mi riallaccio abbastanza a quello che diceva Tucker, su cui sono d'accordo, furono in gran parte le concezioni stesse di Stalin. E in particolare quella che Tucker ricordava, cioè la sua comprensione dell'importanza che la componente nazionale o nazionalistica aveva avuto nella rivoluzione russa e il suo tentativo di coniugarla con la spinta socialista che aveva stata in questa rivoluzione. Cioè il socialismo in un solo paese. Cioè il socialismo in un solo paese come prima espressione di questa tendenza, perché in realtà questo motivo ambivalente poi si sviluppa in tutta l'attività di Stalin, e dirò che quando c'era da sacrificare uno dei due motivi, lui sacrificava piuttosto quello socialista che quello nazionale. Il tema nazionale nazionalistico in lui acquisterà una potenza. Scusa, ti interrompo, vorrei chiedere. Però voglio soltanto aggiungere una seconda cosa, però scusami, perché questa fu la prima concezione di Stalin che a mio parere ebbe un'importanza, ma poi Stalin ebbe una seconda concezione, e cioè questa fu la sua concezione dell'organizzazione del potere e dello Stato, che fu una concezione abbastanza originale, anche se evidentemente Stalin trovava un terreno già preparato per questo, ma fu una concezione originale. Certo, fu una concezione, noi possiamo definire, autoritaria, autocratica, totalitaria, come vogliamo, però che mi pare che non colga abbastanza, qualsiasi di queste definizioni, l'aspetto originale che ebbe questa concezione, perché fu il primo tentativo di organizzare, se si vuole, una società di massa, con le masse messe in moto dalla rivoluzione russa. E la grande debolezza dei suoi avversari mi pare che fosse soprattutto nella loro incapacità di contrapporgli una concezione altrettanto concreta e forse anche altrettanto coerente di una diversa forma invece di potere più democratico. Questo indubbiamente fu, a mio parere, il limite, fu sia in Trotsky sia in Bukharin, cioè poi i suoi maggiori. Che tu lo attribuisci a un superiore realismo delle sue concezioni. Un superiore realismo non è forse una superiore concretezza. Sì, ma non è forse sufficiente. Anche la comprensione, ripeto, mettendo tutte e due insieme, sia quella nazionale che l'altra, quella dell'organizzazione del potere, fu forse una comprensione più diretta poi di alcuni dei motivi di fondo che stanno nelle rivoluzioni di questo secolo, soprattutto se noi le vediamo estese al di fuori del continente europeo, nell'insieme del mondo, mondo percorso dai problemi del sottosviluppo, proprio dell'affermazione nazionale
più elementare, che è quella che si è andata via via affermando, sviluppando appunto in questo secolo. Salvatore. Ma io credo che vi siano due componenti fondamentali da introdurre nel discorso. La prima è indubbiamente una componente che potremmo chiamare soggettiva. Stalin aveva in misura eminente, credo, le virtù machiavelliche della volpe e del leone. Sapeva usare la prudenza e sapeva usare la violenza quando riteneva necessario di dover ricorrere all'uno all'altro. Però questo certamente non basta. Mi pare che si debba introdurre un'altra considerazione essenziale. Stalin incomincia a costruire il suo potere quando le due ipotesi fondamentali su cui la rivoluzione bolscevica era avvenuta appaiono rovesciate. La prima ipotesi era che la rivoluzione russa dovesse essere il prologo di una rivoluzione internazionale. E questa ipotesi risulta rovesciata nel momento in cui la rivoluzione rimane isolata. La seconda ipotesi è che la rivoluzione pensava di potersi presentare come un potere di tipo nuovo, fondato sulla democrazia sovietica, sull'autogoverno delle masse. Ora questa ipotesi risulta anch'essa totalmente rovesciata nel momento in cui questo autogoverno non si concretizza in alcun modo e si costruisce invece un apparato di dominio fortemente centralizzato e burocratizzato. Ora, io credo che le ragioni storiche profonde dell'ascesa di Stalin al potere, le ragioni che spiegano perché Stalin è riuscito a sconfiggere uno dopo l'altro eminenti capi bolscevichi, capi che parevano essere assai più eminenti di lui, come abbiamo anche visto dal filmato, è che Stalin fu l'unico capace e pronto ad accettare il rovesciamento delle ipotesi della rivoluzione e di mettersi a capo di un processo politico e di modernizzazione economica e sociale che doveva ricorrere a degli strumenti che erano tutt'altro che la democrazia sovietica e che non potevano far riferimento alla rivoluzione internazionale. Io vorrei ricordare che Stalin ben presto costruisce i pilastri fondamentali della sua politica e della sua ideologia. Cioè, per quanto riguarda il tirare le somme dalla crisi irreversibile della democrazia sovietica, Stalin già nel 23 scrive che l'ideale dello Stato comune è un ideale che certamente rimane alla cima dei pensieri dei bolscevichi, ma che non ha attualità storica e che bisogna perciò rivalutare il ruolo della burocrazia. In secondo luogo, nel 24 lancia in modo preciso l'ideologia, la linea del socialismo in un paese solo. Bisogna dire che questa rivalutazione del ruolo della burocrazia e la linea del socialismo in un paese solo costituivano due elementi che gratificavano in modo profondo l'apparato amministrativo del partito, dello Stato e anche dell'economia, che sentiva ormai come propria missione nazionale quella di modernizzare il paese, prescindendo da delle ipotesi di rivoluzione internazionale che apparivano ormai completamente bruciate e prescindendo dagli ideali di una democrazia che appariva chiaramente priva di significato. In questo senso, gli oppositori di Stalin, in modo sia pure diverso l'uno dall'altro, non erano in alcun modo pronti a tirare le somme dal capovolgimento delle ipotesi iniziali della rivoluzione. Ma perché proprio... Perché questa capacità di Stalin e non degli altri? Ma perché, a mio avviso, gli altri rimanevano molto più legati agli ideali originari del bolscevismo. Erano molto più bolscevichi. Stalin era l'unico che, per doti di realismo, fu capace di tirare le somme dal marasma ideologico in cui il bolscevismo era caduto e fu nello stesso tempo capace di usare strumentalmente il marxismo.
per portare avanti questo compito che ormai si poneva chiaramente, cioè la modernizzazione economica unita alla potenza dello Stato controllato da un partito che esercitava una ferrea dittatura. Quindi un uomo, diciamo, possiamo dire, per sintetizzare, mi sembra che siete sostanzialmente d'accordo, cioè un uomo totalmente all'altezza dei tempi, si creano tempi nuovi e quest'uomo è il primo capace di cogliere questo rovesciamento, questa caduta di una serie di ideali e di valori e di adeguarsi pienamente e in questo modo diventare anche l'espressione di tutta una nuova classe, di tutto un nuovo gruppo che gli stava alle spalle, a cui lui dava soddisfazione. Ma io non direi totalmente all'altezza dei tempi. In fondo... No, parliamo dal punto di vista realismo. Ti spiego, sì, ma ecco, è certo che Stalin sebbe una concezione originale dell'organizzazione dello Stato, ebbe invece, non ebbe invece nessuna concezione particolare, per esempio in temi economici, sui grandi problemi che pure furono dibattuti profondamente negli anni 20, purtroppo in questa rievocazione non hanno potuto essere ricordati, i grandi problemi dello sviluppo dell'economia. Su questo Stalin non ebbe mai delle concezioni originali, molto spesso improvvisò le sue risposte. No, quello che invece Stalin è in un certo senso un prodotto di quella crisi della rivoluzione che ricordava Salvadori, e però ecco, di fronte a questa crisi quello che fu capace sulla questione poi che è molto spesso essenziale per una società post-rivoluzionaria, cioè quella dell'organizzazione del potere, di trovare delle concezioni che possono anche essere considerate aberranti, che i bolscevichi spesso attorno a lui via via se ne resero conto considerarono aberranti, ma che avevano un'enorme efficacia in quel momento per organizzare il paese, non c'è dubbio. Quindi ad ogni modo c'era appunto questa sua capacità. Adesso parliamo brevemente degli errori maggiori, dei più gravi errori che hanno commesso i suoi avversari, cioè è stato quello di non capire per primi questa svolta, di non capire per primi che il problema sul quale puntare, mi sembra che tu ne parli a lungo nel tuo libro, era quello proprio del socialismo in un solo paese. Qual è stato l'errore principale dei suoi avversari? Vediamo che cosa. Ma io, continuando nella direzione di pensieri prima espressa, credo che nella situazione venuta a crearsi il potere si concentrava intorno ad un partito che dominava lo Stato e in una crescente potenza dello Stato come strumento di controllo e di pianificazione dell'intera società. Ora, gli avversari di Stalin non erano pronti e in qualche modo non intendevano accettare una concezione del socialismo che capovolgeva tutte le basi del loro marxismo. Non intendevano accettare un partito che fosse uno strumento di un dominio di minoranza, perché questo entrava in conflitto con tutte le loro concezioni, e nello stesso tempo non erano pronti per una modernizzazione che era diretta dall'alto, dallo Stato, su una società arretrata, il che implicava l'uso di una violenza illimitata, quale fu quella poi che si espresse con la rivoluzione dall'alto alla fine degli anni 20 e poi nel corso degli anni 30. E perciò cercarono di reintrodurre la democrazia di partito, di fermare il potere burocratico, di rivitalizzare il ruolo delle masse, di impedire una direzione brutale esercitata nei confronti dei contadini e degli operai. E a ondate alterne cercarono di opporsi a questa linea che invece Stalin portava avanti con grande determinazione. Scusa se ti interrompo, ma credo che proprio qua noi siamo circondati da orologi. Dico, io non uno davanti, un altro ancora qui, li devo vedere sempre. Credo che dobbiamo purtroppo finire. Tu vuoi dire una battuta... Sì, voglio aggiungere soltanto una cosa, si fa presto più tardi a dire quali furono gli errori. E gli errori poi furono naturalmente di diverso genere da parte di diverse persone, ma... Quello che mi pare importante sottolineare è che queste concezioni di Stalin comunque trovarono nel vecchio bolscevismo una ripetuta resistenza che a volte si manifestò come opposizione organizzata, a volte in altre forme, ma che in fondo Stalin, per affermare le sue concezioni, dovette praticamente arrivare a eliminare, distruggere il vecchio partito, certo, bolscevico.
Mi sembra che su questo possiamo concludere, e sono state soltanto delle opinioni su un tema naturalmente molto vasto e che fra l'altro esclude del tutto un elemento del quale si potrebbe sempre parlare, cioè la parte del caso, della fatalità in certi eventi. Buonasera. Questi cani arrabbiati siano fucilati tutti, sino all'ultimo. Durante 10 anni, e forse più, ho lottato contro il partito, contro il governo del paese dei Soviet e contro Stalin in persona. Mi sembra di aver usato in questa lotta tutto l'arsenale di mezzi politici che conoscevo. Discussione politica aperta, tentativi di infiltrazione nelle fabbriche, proclami illegali, volantini clandestini, inganni verso il partito, discesa in piazza, complotto e infine terrorismo. È così che abbiamo organizzato la controrivoluzione contro il socialismo, che abbiamo preparato, spianato la strada agli interventisti. Questo è stato il nostro cammino, il nostro baratro di abominevole tradimento e di abiezione in cui siamo precipitati. Tutti gli imputati furono condannati alla pena capitale mediante fucilazione e tutti saranno riabilitati nel periodo post-staliniano. Buonasera. La particolarità di questo programma è che alla fine di ognuna delle sue 6 puntate vi sarà un breve dibattito, un dibattito necessariamente breve per motivi di tempo, ma nel quale si cercherà di mettere a fuoco, di individuare, di mettere a fuoco quello che è il tema centrale della puntata. A questi dibattiti parteciperanno degli studiosi, degli storici. Questa sera sono qui con me Giuseppe Boffa, storico, giornalista e storico, e Massimo Salvadori, storico, professore all'Università di Torino. Qual è il tema centrale di questa sera? Ce ne sono molti di temi che si potrebbero cogliere, però penso che forse il più importante è proprio di dare provare a dare anche noi una risposta alla domanda che veniva rivolta all'inizio a Tucker, allo storico americano Tucker. Chi era Stalin? Qual è il motivo del suo successo? E Tucker dà una spiegazione, parla di abilità, parla di spregiudicatezza e altro. Adesso sentiremo le opinioni appunto anche di altre persone, di questi nostri due amici e di questi nostri due studiosi. C'è da tenere presente che questa abilità di Stalin, questa capacità di Stalin di affermarsi e di dominare i propri avversari acquista caratteri veramente straordinari. Non soltanto lui... ...messo degli orrendi crimini. Un criminale o un rivoluzionario? Un abile statista o un rude demagogo? Per Vittorio Strada, eminente slavista di fama internazionale, Stalin merita entrambe queste coppie di qualifiche. Come è potuto accadere?
Questa domanda autocritica di Khrushchev al 20° congresso ha aperto la strada a una fitta serie di tentativi, compiuti dagli storici di ogni tendenza, di analizzare Stalin e il periodo staliniano per cogliere le radici di quel metodo, di quel sistema, oggi comunemente noto come stalinismo. Chi era Stalin? Come giunse al potere? Con quali mezzi affrontò i problemi economici dell'Unione Sovietica? Come influì sulla cultura russa? Quali furono i suoi rapporti con il movimento comunista internazionale? Come affrontò la guerra con la Germania nazista? A questi e ad altri interrogativi cercheremo di dare qualche risposta per cogliere le manifestazioni, forse più clamorose, ma al tempo stesso più significative dello stalinismo. In rapporto all'enorme potere che riuscì ad accumulare nelle sue mani, di Stalin si può veramente dire che fu un uomo venuto da lontano. La strada che egli percorse fino a diventare l'indiscusso numero uno si snoda nel corso di quasi un ventennio dalle prime esperienze rivoluzionarie fino alla soglia della dittatura. Trotsky, il suo rivale e acerrimo nemico, lo definì la più cospicua mediocrità del partito. Il tagliente giudizio sembra aver favorito un'immagine ancora oggi largamente prevalente di Stalin che conquista il potere utilizzando senza scrupoli l'intrigo, la dissimulazione, la vendetta e soprattutto l'apparato burocratico del partito. Diverso il convincimento cui è pervenuto lo storico americano Robert Tucker dell'Università di Princeton, autore di una biografia politico-psicologica di Stalin. Nel primo volume della sua biografia di Stalin, lei sostiene che la conquista del potere da parte del futuro dittatore, piuttosto che dovuta a metodi brutali e rozzi, fu invece un'opera di raffinata abilità politica. Su che cosa fonda principalmente questa convinzione? I was arguing in the first volume about against those who have interpreted Stalin. Nel mio volume intendo rispondere con le mie argomentazioni a quanti interpretano l'ascesa al potere di Stalin puramente in termini di utilizzazione spregiudicata e brutale degli strumenti organizzativi della macchina del potere, che peraltro egli controllava. Ritengo sbagliato questo punto di vista per la semplice ragione che Stalin, quando Lenin morì nel 1924, non era ancora un dittatore. Non poteva disporre degli strumenti che erano tutt'altro che la democrazia sovietica, e che non potevano far riferimento alla rivoluzione internazionale. Io vorrei ricordare che Stalin ben presto costruisce i pilastri fondamentali della sua politica e della sua ideologia. Cioè, per quanto riguarda il tirare le somme dalla crisi irreversibile della democrazia sovietica, Stalin già nel 23 scrive che l'ideale dello Stato comune è un ideale che certamente rimane alla cima dei pensieri dei bolscevichi, ma che non ha attualità storica e che bisogna perciò rivalutare il ruolo della burocrazia. In secondo luogo, nel 24 lancia in modo preciso l'ideologia, la linea del socialismo in un paese solo. Bisogna dire che questa rivalutazione del ruolo della burocrazia e la linea del socialismo in un paese solo costituivano due elementi che gratificavano in modo profondo l'apparato amministrativo del partito, dello Stato e anche dell'economia, che sentiva ormai come propria missione nazionale quella di modernizzare il paese, prescindendo da delle ipotesi di rivoluzione internazionale che apparivano ormai completamente bruciate e prescindendo dagli ideali di una democrazia che appariva chiaramente priva di significato. In questo senso, gli oppositori di Stalin, in modo sia pure diverso l'uno dall'altro, non erano in alcun modo pronti a tirare le somme dal capovolgimento delle ipotesi iniziali della rivoluzione. Ma perché proprio... Perché questa capacità di Stalin e non degli altri? Ma perché, a mio avviso, gli altri rimanevano molto più legati agli ideali originari del bolscevismo. Erano molto più bolscevichi. Stalin era l'unico che, per doti di realismo, fu capace di tirare le somme dal marasma ideologico in cui il bolscevismo era caduto
e fu nello stesso tempo capace di usare strumentalmente il marxismo per portare avanti questo compito che ormai si poneva chiaramente, cioè la modernizzazione economica unita alla potenza dello Stato controllato da un partito che esercitava una ferrea dittatura. Quindi un uomo, diciamo, possiamo dire, per sintetizzare, mi sembra che siete sostanzialmente d'accordo, cioè un uomo totalmente all'altezza dei tempi, si creano tempi nuovi e quest'uomo è il primo capace di cogliere questo rovesciamento, questa caduta di una serie di ideali e di valori e di adeguarsi pienamente e in questo modo diventare anche l'espressione di tutta una dottrina leninista, citando delle opere del maestro sempre e soltanto quello che gli serviva per le esigenze tattiche del momento. A quell'epoca, tuttavia, il problema della successione è ancora aperto. Aspirano al ruolo di leader non solo Trotsky, ma anche Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. Trotsky gode di una popolarità che è di poco inferiore a quella di Lenin. Ha svolto un ruolo di primo piano nei giorni decisivi della rivoluzione d'ottobre e in seguito ha organizzato l'Armata Rossa. Il giudizio di Lenin su di lui è un misto di elogi e di riserve. Il compagno Trotsky si distingue non soltanto per le sue segnalate capacità. Personalmente egli è, credo, l'uomo più capace dell'attuale Comitato Centrale. Ma si distingue anche per l'eccessiva sicurezza di sé e per l'eccessiva inclinazione verso l'aspetto puramente amministrativo del lavoro. Chi sono gli altri concorrenti? Lo chiediamo a Boris Bazanov, che fu dal 1923 al 1926 uno degli assistenti di Stalin e che nel 1928 fuggì dalla Russia riparando a Parigi, dove tuttora vive. Li ha conosciuti entrambi personalmente. Come ricorda Zinoviev? Era un ambizioso, ma senza molto talento, non amato dai compagni che lo consideravano un uomo poco coraggioso, un intrigante. Nel partito a quell'epoca si diceva: guardatevi da Zinoviev e da Stalin. Stalin vi ingannerà e Zinoviev prenderà la fuga. Ecco qual era l'opinione del partito su quest'uomo. Fu comunque lui che diresse la lotta contro Trotsky. L'ha vinta, ma è stato a sua volta vinto da Stalin. Solo allora è ritornato da Trotsky, contro il quale si era battuto per anni, chiedendogli di poter diventare il suo luogotenente. Ma era comunque troppo tardi per entrambi. E Kamenev? Kamenev? Kamenev era un vie bolscevic, un uomo intelligente. Era un vecchio bolscevico, un uomo intelligente, colto, di una cultura europea, non ambizioso. Poteva essere un buon ministro tecnocrate di qualunque governo socialista. Seguiva sempre le idee di Zinoviev in politica e questo lo ha perduto. Non è mai stato il numero uno. Trotsky, Zinoviev, Kamenev. Tutti uomini di talento, ciascuno con i propri pregi e difetti. Ma il giudizio che Lenin aveva dato di Trotsky, il migliore dell'attuale Comitato Centrale, sembra... ...altezza dei tempi. In fondo... No, parliamo dal punto di vista realismo. Ti spiego, sì, ma ecco, è certo che Stalin sebbe una concezione originale dell'organizzazione dello Stato, non ebbe invece nessuna concezione particolare, per esempio in temi economici, sui grandi problemi che pure furono dibattuti profondamente negli anni 20, purtroppo in questa rievocazione non hanno potuto essere ricordati, i grandi problemi dello sviluppo dell'economia. Su questo Stalin non ebbe mai delle concezioni originali, molto spesso improvvisò le sue risposte. No, quello che invece Stalin è in un certo senso un prodotto di quella crisi della rivoluzione che ricordava Salvadori, e però ecco, di fronte a questa crisi, quello che fu capace sulla questione poi che è molto spesso essenziale per una società post-rivoluzionaria, cioè quella dell'organizzazione del potere, di trovare delle concezioni che possono anche essere considerate aberranti, che i bolscevichi spesso attorno a lui via via se ne resero conto considerarono aberranti, ma che avevano un'enorme efficacia in quel momento per organizzare il paese, non c'è dubbio.
quindi ad ogni modo c'era appunto questa sua capacità. Adesso parliamo brevemente degli errori maggiori, dei più gravi errori che hanno commesso i suoi avversari. Cioè è stato quello di non capire per primi questa svolta, di non capire per primi che il problema sul quale puntare, mi sembra che tu ne parli a lungo nel tuo libro, era quello proprio del socialismo in un solo paese. Qual è stato l'errore principale dei suoi avversari? Vediamo che cosa. Ma io, continuando nella direzione di pensieri prima espressa, credo che nella situazione venuta a crearsi, il potere si concentrava intorno ad un partito che dominava lo Stato e in una crescente potenza dello Stato come strumento di controllo e di pianificazione dell'intera società. Ora, gli avversari di Stalin non erano pronti e in qualche modo non intendevano accettare una concezione del socialismo che capovolgeva tutte le basi del loro marxismo. Non intendevano accettare un partito che fosse uno strumento di un dominio di minoranza, perché questo entrava in conflitto con tutte le loro concezioni, e nello stesso tempo non erano pronti per una modernizzazione che era diretta dall'alto, dallo Stato, su una società arretrata, il che implicava l'uso di una violenza illimitata, quale fu quella poi che si espresse con la rivoluzione dall'alto alla fine degli anni 20 e poi nel corso degli anni 30. E perciò cercarono... Questo è essenziale per una società post-rivoluzionaria, cioè quella dell'organizzazione del potere, di trovare delle concezioni che possono anche essere considerate aberranti, che i bolscevichi spesso attorno a lui via via se ne resero conto, considerarono aberranti, ma che avevano un'enorme efficacia in quel momento per organizzare il paese, non c'è dubbio. Quindi ad ogni modo c'era appunto questa sua capacità. Adesso parliamo brevemente degli errori maggiori, dei più gravi errori che hanno commesso i suoi avversari. Cioè è stato quello di non capire per primi questa svolta, di non capire per primi che il problema sul quale puntare, mi sembra che tu ne parli a lungo nel tuo libro, era quello proprio del socialismo in un solo paese. Qual è stato l'errore principale dei suoi avversari? Vediamo che cosa. Ma io, continuando nella direzione di pensieri prima espressa, credo che nella situazione venuta a crearsi, il potere si concentrava intorno ad un partito che dominava lo Stato e in una crescente potenza dello Stato come strumento di controllo e di pianificazione dell'intera società. Ora, gli avversari di Stalin non erano pronti e in qualche modo non intendevano accettare una concezione del socialismo che capovolgeva tutte le basi del loro marxismo. Non intendevano accettare un partito che fosse uno strumento di un dominio di minoranza, perché questo entrava in conflitto con tutte le loro concezioni, e nello stesso tempo non erano pronti per una modernizzazione che era diretta dall'alto, dallo Stato, su una società arretrata, il che implicava l'uso di una violenza illimitata, quale fu quella poi che si espresse con la rivoluzione dall'alto alla fine degli anni 20 e poi nel corso degli anni 30. E perciò cercarono di reintrodurre la democrazia di partito, di fermare il potere burocratico, di rivitalizzare il ruolo delle masse, di impedire una direzione brutale esercitata nei confronti dei contadini e degli operai. E a ondate alterne cercarono di opporsi a questa linea che invece Stalin portava avanti con grande determinazione. Scusa se ti interrompo, ma credo che proprio qua noi siamo circondati da orologi. Dico, io non uno davanti, un altro ancora qui, li devo vedere sempre. Credo che dobbiamo purtroppo finire. Vuoi dire una battuta... Sì, voglio aggiungere soltanto una cosa, si fa presto più tardi a dire quali furono gli errori. E gli errori poi furono naturalmente di diverso genere da parte di diverse persone. Zinoviev e Kamenev.
I due vecchi rivoluzionari, già compagni di lotta di Lenin e da poi emarginati, furono trascinati, in due successivi processi, davanti a una corte militare assieme a un folto gruppo di loro presunti complici. È il preludio dei grandi processi di Mosca che si svolgeranno negli anni successivi. Lo schema dibattimentale non cambierà di molto. Al centro resteranno le confessioni rese dagli imputati con allucinante impegno autodistruttivo. L'organizzazione detta Centro di Mosca ha diretto per parecchi anni l'attività controrivoluzionaria di diversi gruppi clandestini di zinovievisti, ivi compresa l'attività controrivoluzionaria del gruppo Nikolaj Kotolinov di Leningrado, che il 1 dicembre 1934 ha scelleratamente assassinato il compagno Kirov. Quanto sopradetto è stato riconosciuto ugualmente dagli imputati Zinoviev e Kamenev, che hanno tuttavia negato ogni partecipazione all'assassinio del compagno Kirov, dichiarando ipocritamente nel corso dell'udienza che assumevano solo la responsabilità morale e politica dell'assassinio. L'istruttoria ha pure stabilito che gli zinovievisti conducevano la loro attività terroristica criminale in accordo con i trotskisti e con Trotsky, che risiede all'estero. Essi avevano organizzato gruppi terroristici in vista dell'assassinio dei compagni Stalin, Voroshilov, Zanov, Kaganovich e altri. L'assassinio di Kirov è stato direttamente opera vostra? Sì. Come giudicare gli articoli e le dichiarazioni da voi scritte nel 1933 in cui esprimevate tutta la vostra devozione al partito? Una menzogna? Peggio di una menzogna. Una perfidia? Peggio. Peggio di una menzogna, peggio della perfidia. Trovate la parola allora. Tradimento forse? L'avete detto. Imputato Zinoviev, confermate tutto questo? Sì. Tradimento, perfidia, doppiezza. Sì. Imputato Kamenev, nella vostra lotta contro la direzione del partito e del governo, siete dunque stati spinti da motivi gretti e da sete di potere personale? Siamo stati spinti dalla sete di potere del nostro gruppo. Non pensate che tutto ciò non ha niente a che vedere con l'ideologia socialista? C'è la stessa differenza che c'è tra rivoluzione e controrivoluzione. Siete dunque dalla parte della controrivoluzione? Sì. Di conseguenza, vi rendete ben conto che perseguite la lotta contro il socialismo? Ci rendiamo conto di condurre la lotta contro la direzione del partito e del governo che portano il paese al socialismo. Il politico, l'oratore, il demagogo. Stalin, il tattico e l'organizzatore. È grazie a questa alleanza che Stalin evita per un soffio l'emarginazione politica. Quattro mesi dopo la morte di Lenin, il 21 maggio 1924, durante una seduta del Comitato Centrale, viene data lettura di un brano del cosiddetto Testamento di Lenin, fino ad allora sconosciuto al partito e allo stesso Stalin. Eccone il testo. Stalin è troppo rude. E questo difetto, benché tollerabile nelle relazioni fra comunisti, diventa intollerabile nell'incarico di segretario generale. Perciò io propongo ai compagni di rimuovere Stalin dall'incarico e nominarvi un altro che differisca da Stalin soltanto per una prerogativa, e cioè che sia più paziente, più leale, più gentile e premuroso verso i compagni, meno capriccioso e così via. Questa circostanza può sembrare un'inezia insignificante, ma io penso che, al fine di impedire una scissione, e dal punto di vista di quanto ho scritto sui rapporti fra Stalin e Trotsky, ciò non sia un'inezia. O sia un'inezia che può assumere un significato decisivo. È uno dei più brutti quarti d'ora nella vita di Stalin. Non sarebbe stato un sacrilegio disobbedire alle ultime volontà di Lenin? Chi avrebbe osato tanto? Il salvataggio fu opera di Zinoviev, appoggiato da Kamenev. Il primo si rivolse all'assemblea. Compagni, abbiamo giurato di fare tutto ciò che Lenin, morendo, ci ha ordinato.
voi sapete che manterremo questo giuramento. Ma siamo felici di poter dire che su un punto i timori di Lenin si sono dimostrati senza fondamento. Mi riferisco al punto che riguarda il nostro segretario generale. Voi tutti, negli ultimi mesi, siete stati testimoni della nostra armoniosa collaborazione con lui. Propongo, compagni, di confermare Stalin nel suo incarico. Stalin era salvo. Perché questo salvataggio? Scrive Tucker. Stalin aveva accettato di far parte in posizione subordinata di un triumvirato informale del Politburo assieme a Zinoviev e Kamenev, che lo consideravano persona di limitate capacità. Essi erano mossi dal timore verso Trotsky. Se Stalin fosse stato rimosso dalla segreteria, la candidatura di Trotsky sarebbe stata la logica con... Quando siamo usciti c'era intorno un'atmosfera del tutto particolare. Di solito, dopo una prima, la gente si riuniva, andava a bere insieme qualcosa. Quella sera invece la gente si disperse per far ritorno a casa. Mi ricordo di aver detto, è strano, sembra di essere alla vigilia di una dichiarazione di guerra. E in effetti si trattava del primo segnale dei terribili avvenimenti che sarebbero accaduti in seguito. La signora Nizan allude all'ondata repressiva che poco tempo dopo dilagò in tutta l'Unione Sovietica. Mentre a Leningrado e poi a Mosca si svolgevano i funerali di Kirov, presero avvio le indagini di polizia. Mettendone in evidenza la frettolosità e i limiti, Roy Medvedev sembra non voler escludere l'ipotesi di una più o meno diretta partecipazione di Stalin all'eliminazione di Kirov. Ma la mancanza di documenti non gli consente di formulare accuse precise. Lo stesso Khrushchev, 22 anni dopo, nel suo rapporto al 20° congresso, tutto volto a demolire Stalin, si limitò a definire l'uccisione di Kirov un crimine che ancora deve essere chiarito. Medvedev giunge tuttavia a una sua conclusione. Quantomeno si può affermare con certezza che la morte di Kirov non spiacque affatto a Stalin. Al contrario, gli fornì l'atteso pretesto per scatenare il terrore contro chiunque insidiava il suo potere. Del delitto finirono per essere incolpati Zinoviev e Kamenev. I due vecchi rivoluzionari, già compagni di lotta di Lenin e da poi emarginati, furono trascinati, in due successivi processi, davanti a una corte militare assieme a un folto gruppo di loro presunti complici. È il preludio dei grandi processi di Mosca che si svolgeranno negli anni successivi. Lo schema dibattimentale non cambierà di molto. Al centro resteranno le confessioni rese dagli imputati con allucinante impegno autodistruttivo. L'organizzazione detta Centro di Mosca ha diretto per parecchi anni l'attività controrivoluzionaria di diversi gruppi clandestini di zinovievisti, ivi compresa l'attività controrivoluzionaria del gruppo Nikolaj Kotolinov di Leningrado, che il 1 dicembre 1934 ha scelleratamente assassinato il compagno Kirov. Quanto sopradetto è stato riconosciuto ugualmente dagli imputati Zinoviev e Kamenev, che hanno tuttavia negato ogni partecipazione all'assassinio del compagno Kirov, dichiarando ipocritamente nel corso dell'udienza che assumevano solo la responsabilità morale e politica dell'assassinio. L'istruttoria ha pure stabilito che gli zinovievisti... Diceva, guardatevi da Zinoviev e da Stalin. Stalin vi ingannerà e Zinoviev prenderà la fuga. Ecco quale era l'opinione del partito su quest'uomo. Fu comunque lui che diresse la lotta contro Trotsky. L'ha vinta, ma è stato a sua volta vinto da Stalin. Solo allora è ritornato da Trotsky, contro il quale si era battuto per anni, chiedendogli di poter diventare il suo luogotenente. Ma era comunque troppo tardi per entrambi. E Kamenev? Kamenev? Kamenev era un vieux bolscevic, un uomo intelligente. Era un vecchio bolscevico, un uomo intelligente, colto, di una cultura europea, non ambizioso. Poteva essere un buon ministro tecnocrate di qualunque governo socialista. Seguiva sempre le idee di Zinoviev in politica e questo lo ha perduto.
non è mai stato il numero uno. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, tutti uomini di talento, ciascuno con i propri pregi e difetti. Ma il giudizio che Lenin aveva dato di Trotsky, il migliore dell'attuale comitato centrale, sembrava fare del capo dell'Armata Rossa il candidato più probabile alla successione. Per bloccare l'ascesa di Trotsky nasce l'alleanza di Zinoviev e Kamenev con Stalin, quest'ultimo in una posizione che Edward Carr definisce di socio minore. È la famosa troica, di fatto collocata alla testa del partito. Scrive Isaac Deutscher nella sua biografia di Stalin. Nessuno dei tre separatamente poteva misurarsi con Trotsky. Uniti rappresentavano una potente combinazione di intelligenze e di influenze. Kamenev era lo stratega del gruppo, ferratissimo nelle questioni dottrinarie. Zinoviev, il politico, l'oratore, il demagogo. Stalin, il tattico e l'organizzatore. È grazie a questa alleanza che Stalin evita per un soffio l'emarginazione politica. Quattro mesi dopo la morte di Lenin, il 21 maggio 1924, durante una seduta del Comitato Centrale, viene data lettura di un brano del cosiddetto Testamento di Lenin, fino ad allora sconosciuto al partito e allo stesso Stalin. Eccone il testo. Stalin è troppo rude. E questo difetto, benché tollerabile nelle relazioni fra comunisti, diventa intollerabile nell'incarico di segretario generale. Perciò io propongo ai compagni di rimuovere Stalin dall'incarico e nominarvi un altro che differisca da Stalin soltanto per una prerogativa, e cioè che sia a capo di un processo politico e di modernizzazione economica e sociale che doveva ricorrere a degli strumenti che erano tutt'altro che la democrazia sovietica e che non potevano far riferimento alla rivoluzione internazionale. Io vorrei ricordare che Stalin ben presto costruisce i pilastri fondamentali della sua politica e della sua ideologia. Cioè, per quanto riguarda il tirare le somme dalla crisi irreversibile della democrazia sovietica, Stalin già nel 23 scrive che l'ideale dello Stato comune è un ideale che certamente rimane alla cima dei pensieri dei bolscevichi, ma che non ha attualità storica e che bisogna perciò rivalutare il ruolo della burocrazia. In secondo luogo, nel 24 lancia in modo preciso l'ideologia, la linea del socialismo in un paese solo. Bisogna dire che questa rivalutazione del ruolo della burocrazia e la linea del socialismo in un paese solo costituivano due elementi che gratificavano in modo profondo l'apparato amministrativo del partito, dello Stato e anche dell'economia, che sentiva ormai come propria missione nazionale quella di modernizzare il paese, prescindendo da delle ipotesi di rivoluzione internazionale che apparivano ormai completamente bruciate e prescindendo dagli ideali di una democrazia che appariva chiaramente priva di significato. In questo senso, gli oppositori di Stalin, in modo sia pure diverso l'uno dall'altro, non erano in alcun modo pronti a tirare le somme dal capovolgimento delle ipotesi iniziali della rivoluzione. Ma perché proprio... Perché questa capacità di Stalin e non degli altri? Ma perché, a mio avviso, gli altri rimanevano molto più legati agli ideali originari del bolscevismo. Erano molto più bolscevichi. Stalin era l'unico che, per doti di realismo, fu capace di tirare le somme dal marasma ideologico in cui il bolscevismo era caduto e fu nello stesso tempo capace di usare strumentalmente il marxismo per portare avanti questo compito che ormai si poneva chiaramente, cioè la modernizzazione economica unita alla potenza dello Stato
controllato da un partito che esercitava una ferrea dittatura. Quindi un uomo, dicevo, possiamo dire, per sintetizzare, mi sembra che siete sostanzialmente d'accordo, cioè un uomo totalmente all'altezza dei tempi, si creano tempi nuovi e quest'uomo è il primo capace di cogliere questo rovesciamento, questa caduta di una serie di ideali. Per quanto riguarda il tirare le somme dalla crisi irreversibile della democrazia sovietica, Stalin già nel 23 scrive che l'ideale dello Stato comune è un ideale che certamente rimane alla cima dei pensieri dei bolscevichi, ma che non ha attualità storica e che bisogna perciò rivalutare il ruolo della burocrazia. In secondo luogo, nel 24 lancia in modo preciso l'ideologia, la linea del socialismo in un paese solo. Bisogna dire che questa rivalutazione del ruolo della burocrazia e la linea del socialismo in un paese solo costituivano due elementi che gratificavano in modo profondo l'apparato amministrativo del partito, dello Stato e anche dell'economia, che sentiva ormai come propria missione nazionale quella di modernizzare il paese, prescindendo da delle ipotesi di rivoluzione internazionale che apparivano ormai completamente bruciate e prescindendo dagli ideali di una democrazia che appariva chiaramente priva di significato. In questo senso gli oppositori di Stalin, in modo sia pure diverso l'uno dall'altro, non erano in alcun modo pronti a tirare le somme dal capovolgimento delle ipotesi iniziali della rivoluzione. Ma perché proprio... Perché questa capacità di Stalin e non degli altri? Ma perché a mio avviso gli altri rimanevano molto più legati agli ideali originari del bolscevismo. Erano molto più bolscevichi. Stalin era l'unico che per doti di realismo fu capace di tirare le somme dal marasma ideologico in cui il bolscevismo era caduto e fu nello stesso tempo capace di usare strumentalmente il marxismo per portare avanti questo compito che ormai si poneva chiaramente, cioè la modernizzazione economica unita alla potenza dello Stato controllato da un partito che esercitava una ferrea dittatura. Quindi un uomo, dicevo, possiamo dire, per sintetizzare, mi sembra che siete sostanzialmente d'accordo, cioè un uomo totalmente all'altezza dei tempi, si creano tempi nuovi e quest'uomo è il primo capace di cogliere questo rovesciamento, questa caduta di una serie di ideali e di valori e di adeguarsi pienamente e in questo modo diventare anche l'espressione di tutta una nuova classe, di tutto un nuovo gruppo che gli stava alle spalle, a cui lui dava soddisfazione. Ma io non direi totalmente all'altezza dei tempi. In fondo... No, parliamo dal punto di vista realismo. Ti spiego, sì, ma ecco, è certo che Stalin sebbe una concezione originale dell'organizzazione dello Stato, non ebbe invece nessuna concezione particolare, per esempio... La sorte che attendeva la maggior parte dei delegati. I più, infatti, sarebbero finiti di lì a pochi anni davanti al plotone d'esecuzione o rinchiusi nei campi di concentramento. Serpeggia, fra molti dirigenti, il malcontento nei confronti di Stalin, dei suoi metodi arbitrari di governo. La riprova verrà dal risultato delle votazioni per il Comitato Centrale. 270 delegati cancelleranno il nome di Stalin. A questo riguardo Boffa scrive: non si può escludere che la silenziosa protesta mirasse a influenzare la politica di Stalin per volgerla in senso più moderato e quindi combattere l'ala più aggressiva dei suoi collaboratori. Medvedev esprime un giudizio più drastico e parla di un palese tentativo di realizzare un colpo di palazzo portato avanti da un gruppo di alti dirigenti. Costoro avrebbero voluto sostituire Stalin affidando la segreteria del partito a Sergei Kirov, il prestigioso segretario del comitato di partito di Leningrado, molto popolare, brillante oratore. Kirov non se la sentì di diventare il punto di aggregazione degli oppositori. Capì che non si poteva ormai andare contro Stalin. Scrive ancora Boffa: la via di una vera battaglia di opposizione era sbarrata da troppi ostacoli. Le ferree regole staliniane invalse nel partito, il culto del capo e la sua potenza, forse anche il timore che effettivamente l'allontanamento di Stalin potesse essere il segnale di una crisi politica di proporzioni incontrollabili. Anche Stalin non era tranquillo.
Al congresso egli disse: le vecchie opposizioni sono state sconfitte, per cui non c'è più nulla da dimostrare, a quanto sembra più nessuno da colpire. Ma non per questo la lotta è finita. C'è ancora chi pensa di poter attenuare la lotta di classe, diventare un po' la dittatura del proletariato e in generale farla finita con lo Stato. Questa grande confusione, queste tendenze malsane, si sono diffuse fra una parte degli iscritti. Dietro queste formule volutamente generiche, il dittatore vedeva in realtà uomini in carne e ossa. Uomini che potenzialmente potevano insidiare il suo potere. Kirov in primo luogo. Kirov cadde il primo dicembre 1934, ucciso a Leningrado da una revolverata alla schiena. L'autore materiale del delitto fu un giovane membro del partito, Leonid Nikolaev, catturato prima che riuscisse a fuggire. Il delitto sollevò in Russia un'ondata di emozione. Ecco come la moglie dell'intellettuale comunista francese Paul Nizan, in quei giorni a Mosca, ricorda l'avvenimento. Nous étions invités à la première d'une pièce de théâtre au théâtre d'art de Moscou, et c'était une pièce d'ailleurs qui était faite. Eravamo stati invitati alla prima di un